Professor Ettore Varricchio, insegnante di anatomia e fisiologia animali domestici, nonché presidente dell'Associazione Micologica Il Tartufo delle Streghe, importante ospite della manifestazione dedicata interamente all'Agotto qui a Educalis. Buonasera, professore. Ci spieghi un po' gli scopi di questa associazione? Sì, l'associazione nasce per volontà di alcuni amici, sono cercatori di tartufo, abilitati alla ricerca del tartufo nella provincia di Benevento. Lo scopo di questa associazione, che si è costituita l'anno scorso, oggi, in questo periodo fa quasi un anno, in realtà è quello di promozione del territorio e quello della, diciamo, della promozione del tartufo e delle specie di tartufo che naturalmente il Sannio produce. È chiaro che in questa ottica poi si inserisce tutto un contesto di carattere ambientale che il territorio presenta, offre e che quindi necessita di una certa salvaguardia di natura ambientale e contemporaneamente poi si può in qualche modo stimolare la salvaguardia e la promozione della sua produzione, cioè la produzione del sottobosco. E tra questi non c'è soltanto il tartufo, ma ci sono anche i funghi epigei. Per cui l'associazione micologica, il tartufo delle streghe che noi abbiamo composto, mira a valorizzare tutte le produzioni del sottobosco. Il Sannio è ricco di tartufi, ma viene rispettato da chi va in cerca di tartufi, funghi. Ebbene, c'è sicuramente oggi il Sannio annovera circa 100 diciamo cercatori di tartufo, forse di più in quest'ultimo periodo, che sono abilitati alla ricerca del tartufo. Il problema non è legato solo all'aspetto di chi in qualche modo ha conseguito diciamo, il tesserino, per cui ha sostenuto l'esame e pertanto ha anche avuto modo di maturare diciamo, le nozioni di base della salvaguardia delle tartufaie stesse. Il problema noi lo affrontiamo in una logica diversa perché c'è gente che non ha il tesserino, non ha mai avuto esperienza di salvaguardia ambientale, non conosce le tecniche di conservazione degli habitat e delle tartufaie stesse e in più a questo aggiungiamo i tartufai che vengono da altre province e da altre regioni d'Italia, il che significa che molto spesso si viene per predare e non per raccogliere. E questo magari potrebbe essere uno dei nostri scopi, è quello di tentare diciamo, di ridimensionare questo fenomeno e di diciamo, fare in modo che i tartufai sanniti, esperti, possano poi essere diciamo, come modello nella raccolta del tartufo, perché nel tempo poi ci troviamo una risorsa importante anche di natura economica. Chi volesse intraprendere questa strada, stabiliamo un po' le regole, diciamo un po' le regole, serve tesserarsi. Soprattutto all'associazione si può iscrivere anche chi non ha il tesserino per la ricerca del tartufo, perché noi immaginiamo di curare tutta la filiera del tartufo e anche dei funghi, cioè dalla raccolta al consumo. E quindi al consumo, fino al consumo intendo i segmenti della filiera che possono essere della trasformazione e commercializzazione, diciamo raccolta e commercializzazione, oppure raccolta, trasformazione, ma anche ristorazione, quindi preparazione di piatti tipici e anche i consumatori. Per cui alla nostra associazione possono aderire tutti perché devono, cioè in genere tendiamo di associare solo chi veramente è appassionato di questo tubero, di questo tartufo e che è uno diciamo, delle materie prime più importanti per caratterizzare non solo i piatti, ma anche i territori stessi, perché poi i nostri tartufi sono specifici del nostro territorio, per cui vorremmo renderli, diciamo, come prodotto tradizionale anche un importante, diciamo, fattore di stimolo per il turismo enogastronomico. Ci sono altre razze che si possono utilizzare per la ricerca del tartufo, però è anche vero che l'Agotto è la razza principe, è l'unica specializzata al mondo nella ricerca del tubero. Nella provincia di Benevento ce ne sono molti. Sì, diciamo che la maggior parte dei tartufai utilizza il lagotto. Chiaramente questo significa
avere un cane che non è soltanto la razza, che sicuramente è tra le razze con diciamo, una più spiccata attitudine alla ricerca del tartufo. Il cane va seguito, va addestrato, va allenato, va alimentato secondo determinati criteri, per cui questo, quella di oggi è stata un'occasione per rendere noto e quindi per fare in modo da divulgare le nozioni più importanti proprio su questa razza del tartufo, e la clinica veterinaria Sannio chiaramente oggi ci ha offerto una bella occasione. Abbiamo partecipato volentieri a questa iniziativa perché diciamo che la maggior parte dei tartufai che usa il lagotto non sembra a conoscenza anche di avere a che fare con una razza anche delicata. Sì. E quindi quella di oggi è stata una bella giornata di formazione per tutti, e quindi ringraziamo la clinica per averci offerto questa opportunità. Come vede il futuro del tartufo come simbolo di questa regione, di questa terra e dell'utilizzo del lagotto? Io credo che noi abbiamo cominciato a dire già da molti anni a far diffondere la cultura del tartufo in provincia di Venezia. Resta però inteso che già nella legge nazionale c'era il tartufo nero di Bagnoli, e che veniva anche in qualche modo indicato come Colliano, un'area del Salernitano. Per cui il tartufo nella vecchia legge nazionale, che è ancora vigente, veniva espresso solo in queste due aree in qualche modo. Oggi la logica invece è diversa: noi abbiamo in provincia di Benevento in tutte le stagioni una produzione diversa di tartufo, per cui è come utilizzare un prodotto che sia in qualche modo stagionale e che può essere consumato sempre fresco. Vabbè, grazie mille.